Se siete interessati all'aggiunta di soldi nei vostri account, contattatemi in chat privata dove ci potremo mettere d'accordo sul prezzo e dove potrete visionare i listini. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove a grande richiesta vi porto come avere il completo del paramedico. Prima che cominci il video vi ricordo di iscrivervi e di lasciare mi piace al video per supportare la serie ragazzi, perché so che questo video insomma non se lo filerà nessuno. Quindi i requisiti li leggete qui a schermo. La prima cosa da fare ragazzi è entrare nella base operativa e avviare Corriere Morto. Dopodiché dovrete avere questo tool, possiamo dire, per disconnettere il controller, perché il glitch vi riuscirà meglio. Se non ce l'avete potrete disconnetterlo semplicemente dalle impostazioni della PlayStation. Basta tenere premuto il tasto PS ragazzi e poi andare su audio e dispositivi e spegni il DualShock. Comunque se avete qualcosa per levare la SIM è meglio. Quindi invitate il vostro amico, avviate la preparazione e ovviamente chi vorrà il completo da paramedico dovrà selezionarlo. Quindi come si fa in questo caso ragazzi? Dovrete semplicemente attendere il caricamento, ascoltatemi bene, perché è tutta, possiamo dire, una questione di timing. Quindi non è neanche molto difficile da fare, anzi è abbastanza facile. L'unico problema, ragazzi, sarà dopo, ma comunque vi ripeto, è abbastanza facile. Quindi una volta che vi avrà caricato, ragazzi, la prima cosa che dovrete fare, il vostro amico dovrà stare fermo e voi dovrete distruggere l'ambulanza così da far fallire il colpo se ci spawnate vicino con l'ambulanza. Se no, ragazzi, vi appunto suicidate. Come vedete, la mia ambulanza stava da questo lato, quindi dovrete semplicemente andare e distruggere l'ambulanza. Quindi come vedete, una volta che avrete distrutto l'ambulanza vi dirà che il colpo è appunto fallito, quindi la preparazione è fallita. Adesso ragazzi il vostro amico dovrà premere X per continuare e voi non dovrete premere nulla, mi raccomando. Quindi il vostro amico quando vi esce questa schermata preme X per continuare, quando vi esce esattamente questa preme X per continuare e voi ragazzi non premete nulla, voi attendete il countdown in basso a destra che vada su 00, dopodiché vi farà caricamento e poi un cerchiolino bianco. Voi ragazzi, quando vi fa 00, iniziate a spegnere il controller. Quindi, se avete il tool, semplicemente premete questo bottoncino che sta dietro al controller. Quel tool, ragazzi, è semplicemente una specie di spilletta per levare, insomma, le SIM dai cellulari. Non so, ce la dovreste avere tutti quanti. E, se no, ragazzi, lo spegnete dalle impostazioni. Però, mi raccomando, dovrete essere veloci. Se il glitch non vi riesce spegnendo a 00, aspettate che in basso sempre a destra, dopo che è scaduto il timer, vi esca il caricamento dopo il cerchiolino bianco. In quel caso fatelo in quel momento. Adesso ragazzi dovrete attendere su questo messaggio di disconnessione finché il vostro amico non vi comunicherà che siete respawnati nel colpo. Quindi siete usciti di nuovo dalla base operativa, il vostro amico ve lo dice, voi riconnettete il controller. Adesso ragazzi vi suicidate. Una volta che vi sarete suicidati, vi consiglio di farvi esplodere con un'auto perché sennò non funzionerà. Ovviamente sarete senza minimappa, quindi è un bel casino. Una volta che vi siete suicidati, ragazzi, il vostro amico dovrà chiudere GTA Online, dovrà riaprirlo e dovrà andare in una sessione pubblica a caso. Quindi, una volta che l'avrete fatto, ragazzi, voi, una volta che l'avrà fatto e voi vi siete suicidati, semplicemente, ragazzi, prendete un veicolo di un cittadino e andate in una ammunition qualsiasi. Non potrete aprire la mappa, non potrete fare nulla, quindi vi dovrete un po' orientare voi. Come vedete, dopo un po' che cercavo, ho trovato un'ammunition. Semplicemente ci entrate, ragazzi, andate qui e comprate degli auricolari. Una volta che ve li sarete messi, ragazzi, semplicemente uscite fuori e dite al vostro amico di premere opzioni online amici e andare su amici, appunto, e vedere dalla lista degli amici se voi uscite nella preview con il completo del paramedico. Se uscite con il completo del paramedico, semplicemente, ragazzi, andate nel party se siete su PS4 e vi unite alla sua sessione. In caso contrario vi unite in un altro modo, insomma, alla sua sessione. Quindi, una volta che vi sarete uniti alla sua sessione, spawnerete appunto con il completo del paramedico. Però mi raccomando, vi dovrete far dire dal vostro amico, confermare al 100% che voi avete nella preview del vostro personaggio il appunto completo da paramedico. Comunque, in caso non vi dovesse riuscire il glitch, ragazzi, riprovate. Un problema che spesso capita è che non fa entrare ad ammunition. In quel caso provate a fare un giro, insomma, riprovate. Una volta, a me onestamente è riuscito al primo colpo. Comunque, una volta spawnate nella sessione, spawnerete probabilmente nella base operativa, salvate il completo, mi raccomando, lo dovrete salvare, se no lo andrete a perdere. E a quel punto, ragazzi, il completo non ve lo toglierà più nessuno. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci sentiamo, ragazzi, più tardi per un glitch per fare soldi infiniti. Vi ringrazio ancora tanto per la visione e noi ci vediamo al prossimo video.